Ciao ragazzi, ben ritrovati da AndreLink e benvenuti in questo nuovo video. Oggi video un po' diverso, una cosa che non ho mai fatto e che neanche sinceramente mi aspettavo di fare prima o poi sul canale, ovvero un taste test, un assaggio, di alcune bevande tipiche giapponesi. Ora, non avevo in mente di farlo perché quello che volevo veramente comprare era lo Strong. Una bevanda alcolica insaporita alla frutta. Ne ho sentito talmente tanto parlare, specialmente da Lost in Tokyo, famosissimo documentario di Dario Moccia. Dico, cavolo, mi ha messo voglia, voglio provare sto Strong. Io e Chip abbiamo preso lo Stronghino, che i giapponesi usano sovente per andarci di fuori. 9 gradi, a stomaco vuoto, probabilmente saremo di fuori anche noi. E vado su un sito a comprarlo, spesa minima 20 euro. E quindi, quello che vedete ora in questa foto è quello che andrò a provare oggi. C'è di tutto. Abbiamo nettare di pesca, Sakura Cola, che la fanno con le foglie di ciliegio, Sangaria Tsubumi White Grape, uva, praticamente. Abbiamo due stronghini, uno che è quello al limone che abbiamo visto e l'altro è a Shekwasha. Non so cosa sia. Poi abbiamo Chui Taste, che sarà l'acqua sparkle water, non so, la soda tipo, non lo so. Dato che lo strong è l'ultimo che voglio provare, direi di iniziare con il nettare di pesca. Ma era a pressione? Allora, l'odore è di pesca. Ah, il sapore è quello del succo di frutta alla pesca, ma la consistenza è più acquosa, quindi o è allungato oppure è proprio spremuta, senza polpa. Bevanda con polpa? No, non c'è la polpa qui. A meno che quella che scrivono polpa sui succhi di frutta che compriamo noi è finta polpa. Una delle due mente, insomma. O mentiamo noi italiani o mentono i giapponesi. Comunque promosso. Proviamo la Sakura Cola, fatta con i fiori di ciliegio marci. Ma perché sprizzica? È sotto atmosfere? Non lo so. Oddio. No, effettivamente ricorda un po' di Coca-Cola il sapore, ma molto più leggera, è come se fosse allungata. Acqua, ecco, beh, ovvio, Coca-Cola. Allora, acqua, sciroppo, glucosio, estratto di sakura, carbonio, l'estratto di sakura. Non è particolarmente gustoso, magari durante una calda estate te lo bevi, ti può dissetare, ma non ci spero neanche troppo. Andiamo con l'uva. Io il succo d'uva non l'ho mai provato, devo essere sincero. Anche questo sfrizzica. Oddio, l'odore non promette. Cavolo. Oddio. Non è troppo dolce, anche se si sente un pochettino, eh. Non è quel dolce che ti dà fastidio quando poi mandi giù. Buonetto, dai, ci sta. Si sente poco l'uva, a meno che il succo d'uva non sia così, perché ovviamente non è fermentato, quindi non può essere vino. È chiaro. Però, beh, promosso, dai. Finora tutti promossi questi tre. Vediamo il penultimo, che è non alcolico, il Chui Taste. Non so cosa sia Chui, lo scopriremo presto. Oddio, ma l'odore è di auto nuova. Giuro ragazzi, odore di auto nuova. Sul serio. Wow. Oh. Oh. Ma è acqua davvero? No, che roba ci sta qua dentro? Aume, o non so cosa si... Ah, ok, ecco, è amara infatti, sì. Però fa un po' schifo. Non è buono manco per sbaglio. Che poi 0% di alcol, cioè l'1%. Vabbè, neanche, forse neanche lo calcolano. Ora, lo stronghino che Dario Moccia ha detto che se lo scoppiava in Giappone. Ok, questo odora. Avete presente le salviettine umidificate al limone? Uguale.
Mamma mia, che schifo. Allora, anche il sapore del salviettino uguale. 8% di gradazione alcolica. Bello caldo si sente, eh? Nonostante stia in frigo da diverse ore. Shequasha, citrus depressa. Ah, ho capito. Ho capito, tipo lime ma più amaro. Pure pare che lo strong va forte in Giappone. Magari ci vanno di fuori i giapponesi, perché quelli si ubriacano anche col tè, quindi non è che non c'hanno gli enzimi per digerire l'alcol, quindi per loro è molto facile ubriacarsi. Ma ragazzi, il sapore è tremendo, bocciato, proprio bocciato. A meno che ghiacciato lo mandi giù, che è una bellezza. Magari ci metto un po' di ghiaccio, ma... No. Amaro proprio, cattivo. Te lo manderò giù molto difficilmente, magari con un po' di ghiaccio bello potente che non mi fa sentire il sapore. Però quello al limone vi ragguaglierò magari con una scritta qui quando passa in sovrimpressione per dirvi è buono oppure fa schifo anche questo. Lo stronghino al limone invece sa di limoncello. Buono. È brutto dire fa schifo, ma se fa schifo fa schifo. Quindi tutto promosso tranne... lo stronghino e sto coso alla prugna, ragazzi, eh. Oddio. Dopo che assaggi lo strong, acquista sapore. Ovviamente queste altre bevande, l'uva, il sakura e anche il nettare di pesca, quindi è nettare, non quello degli dèi, sono molto buoni. Non mi aspettavo il succo all'uva, perché giuro non l'ho mai provato il succo all'uva. È stata una bella rivelazione, davvero davvero buono, non me l'aspettavo. Spero solo che lo stronghino al limone sia meglio di quello al shequasha, citrus depressus, infatti il sapore è quello che è. Magari sono sapori che noi italiani non siamo abituati a provare, magari i giapponesi ci vanno di fuori come le scimmie, quindi per loro è buono. Però ragazzi, per questo primo video esperimento, e spero anche ultimo, è tutto. A meno che non devo ordinare un'altra volta un lotto di 20 euro per bermi uno stronghino, altrimenti non ne farò altri. Ad ogni modo, io vi ringrazio e ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!